È una domanda retorica, nel senso che è evidente che una grande regione che conta ben 20 comitati tra provinciali e tecnico-territoriali è una microfederazione in se stessa, ce lo dicevamo anche prima, è evidente, i problemi si moltiplicano. Quello che, e questa è un'eredità positiva che mi ha lasciato Bruno Casarini, che mi ha preceduto come presidente della FIB Lombardia, è l'unità di questa regione e spero che prosegua per il bene del nostro sport. Che cosa si augura, Presidente, per il futuro delle bocce? Mi auguro che nell'arco di questo quadriennio olimpico cresca fortemente la partecipazione dei giovani al nostro sport, ed è il primo dato. E voglio aggiungere un elemento che spesso viene sottovalutato, cioè il fatto che il nostro sport potrebbe farsi da traino per quelli che smettono un altro sport. Un atleta che nel calcio, pallavolo, che a 35-36 anni smette l'attività agonistica, sarebbe il benvenuto nel nostro mondo. Cioè potrebbe iniziare ad alti livelli l'attività agonistica nel nostro sport. Quindi in realtà noi ci dovremmo concentrare su queste, diciamo, due direttrici: da una parte i giovani, ed è fondamentale, dall'altro i 35-36 anni e perché no anche le donne. Credo che questo sia un altro elemento. Voglio ricordare che settimana prossima a Bergamo si terrà la Coppa Lombardia femminile e anche, vedete che anche le signore hanno un grande piacere e passione per giocare al nostro gioco. Presidente, un'altra domanda. Come persona di sport e come presidente della Lombardia, cosa potrebbe chiedere alla Federazione Nazionale che possa cambiare qualcosa per migliorare ancora questo nostro sport? Le richieste sarebbero molte, ovviamente, perché, come dicevamo prima, presiedere una regione come la Lombardia, ma il discorso vale anche per regioni più Sì, parliamo in piccole, questo è generale. evidente. C'è un elemento che è emerso nell'Assemblea nazionale di inizio anno, quando è stato rieletto il presidente Rizzoli, cioè questa attenzione verso i territori. Ecco, io chiedo e spero che questa mozione, che è stata entusiasticamente approvata da tutti, venga veramente messa in pratica. Questa attenzione per il territorio. Il nostro è uno sport radicato sul territorio. E quindi credo che sia questo l'elemento più importante, che ci sia un'attenzione verso i territori, il che non vuol dire aprire le maglie e non avere regole, ci mancherebbe altro. Esistono delle realtà che sono radicate sul territorio e che hanno un punto di coordinamento molto forte al centro. Un dialogo più serrato tra centro e periferia credo sarebbe il bene per il nostro sport. Parliamo un po' di agonismo, poi andremo direttamente sulla partita che stiamo Anche inquadrando. se no gli amici si annoiano a sentire il presidente della FIB Beh, io le Lombardia. stavo chiedendo, ma no, non credo, anche perché alle volte divagare è importante anche questo, sentire anche le voci che contano in pratica. Certo. E niente, le stavo chiedendo che cosa ne pensava lei dei campionati di serie. In pratica dovrebbe essere un po' il domani delle bocce. Sicuramente è molto molto interessante in certi centri, ma secondo il mio modesto parere dovrebbe essere un po' più allargato. Mi sembrano troppo poche ancora. Sono assolutamente d'accordo. I campionati di serie, diciamo, teniamola più larga, le manifestazioni a squadre Esatto. potrebbero essere un elemento di novità molto forte per il nostro sport. Tenga conto che all'interno dei comitati provinciali c'è una tradizione più antica che si è persa e si sta riprendendo di fare una sorta di campionato interprovinciale a squadre. E io credo che quello sarebbe un momento non solo aggregativo, ma proprio per come è strutturata la partita Per all'otto. coinvolgere un po' Assolutamente, poi tutta la è anche società. più spettacolare, perché la Esatto. partita all'otto può durare due mani, ma può durare di più, richiede concentrazione, agonismo, partecipazione, unione delle forze. Io credo che le manifestazioni a squadre potrebbero essere un elemento, come lei giustamente diceva, che deve essere ulteriormente sviluppato. Poi i campionati di serie sono chiaramente la crema di ciò. Ultima domanda, quali sono i giocatori che ammira di più? Ce ne sarebbero molti. Ne voglio citare uno che purtroppo è scomparso da pochissimo tempo, un anno e mezzo, che era un mio carissimo amico, che era Fulvio Cerliani. È uno giocatore che ho ammirato molto, sia per la straordinaria capacità che aveva, uno dei più grandi raffisti sottomanisti che abbia visto, e sia perché in campo era un vero signore. Lei lo ha citato e noi cogliamo l'occasione per ricordarlo. Vi ringrazio. Grazie a lei, Presidente, e noi andiamo in campo.
Grazie di nuovo, Presidente. Era il Presidente della Regione Lombardia FIB, il signor Alessandro Bianchi. Ed eccoci al campo numero 3. Vediamo la bocciata di volo di Gianluca Manuelli che colpisce mentre Luca Viscusi che si appresta all'accosto nel campo numero 1, l'altra semifinale viene giocata da Patrignani Capellacci Ancona 2000 e Di Nicola e Savoretti della Virtus L'Aquila. Entrambe le formazioni le abbiamo poco fa riprese e ci sembrava giusto andare sul campo 3 per farvi vedere anche la coppia della rinascita di Budrione che ancora non avevamo ripreso. In pratica mi riferisco a Paolo Luraghi e Luca Viscusi. Sono due punti e il punteggio è in perfetta parità, due pari. Prima tornata che aveva visto raccogliere due punti alla formazione dell'Ancona 2000. Complimenti direi anche a queste due formazioni che venendo dalle Marche si trovano a giocare due semifinali e mi riferisco appunto agli atleti dell'Ancona 2000, Capellacci e Patrignani, e l'altra coppia formata da Cesini e dal tornante, tra virgolette, Manuelli, che dall'Aquila quest'anno è tornato ad Ancona 2000. Vediamo Marco Cesini, ottima la sua giocata, prende il punto, crea, crediamo, un bersaglio. Al tiro Luca Viscusi, giocatore dotato di grandissime possibilità, giovane, è sicuramente un campione, ha vinto gli europei under 23 a Rimini l'anno scorso, e grande agonista. Ancora Cesini in accosto, pallino quasi sul massimo, non sappiamo se la boccia scenderà ma tende ad andare verso sinistra, ma l'arbitro dice comunque che il punto è preso. Ora tocca a Paolo Luraghi. Il tiro è verso la sua boccia, non la colpisce, ma forse è meglio in quanto era di forza più che giusta. Al tiro Manuelli. Colpisce Manuelli. Vi aggiorneremo anche nel punteggio della partita che si sta svolgendo al campo 1, altra semifinale, dicevamo, tra Patrignani Capellacci e Di Nicola Savoretti. Ancora il tiro Manuelli. Colpisce Manuelli e raccolgono un punto i giocatori dell'Ancona 2000, 3-2 per loro.
punteggio nel campo numero 1, 3-0 in favore della formazione dell'Aquila. Conducono 3-0 Savoretti e Di Nicola contro Patrignani, Capellacci. Vediamo l'accosto di Cesini. Sul corto, pallino giocabile in questa circostanza, volendo, ma Paolo Luraghi tenta di far meglio nell'accosto. Leggermente lunga. Tiro pallino, dicevo prima che era un pallino giocabile, e questa volta ci pensa Manuelli. Ha toccato, allora, il pallino è andato fuori, e quindi si rifà nuovamente la giocata. Cambia sponda, ci sembra, non più sulla destra ma sulla sinistra, sembra intenzionato, ancora non ha lanciato il pallino Cesini, ed è così, tiro minimo. Buona, buona la boccia di Cesini. L'arbitro fa cenno a Viscusi che pallino e boccia toccano. Quindi pallino si muoverà sicuramente. Eccolo qua che va in fondo al campo. Punto buono per Viscusi. Ora tocca a Cesini cercare di prendere questo punto buono. Difficilissima la giocata per Marco Cesini. Ma bravissimo, riesce a togliere questo punto a tavola. Una giocata di precisione. Vediamo Viscusi se andrà al tiro. Deve comunque provarci. Bella, bella giocata da parte di Luca Viscusi. Colpisce bene col salto, portando molto avanti la boccia. La prende quel tanto da fargli far l'angolo, ma c'è una bocciata buona se colpirà Manuelli, in quanto la sua colpita proprio all'interno, precisissimo. La sua fa pochissima strada, angolo e tavola di fondo. Vediamo Paolo Luraghi. Sembra intenzionato tirare la boccia corta con una palettina. Eccolo qua. Vediamo un po' poi se riuscirà a colpire. Colpisce la boccia del punto che era semplicemente quasi completamente coperta. Lascia due punti ma ha ancora una boccia. Anche Manuelli ha una boccia da tirare. Sembra intenzionato a riprovarci, non è facile sicuramente andare a punto. Ci prova ancora. Ancora uguale.
sfiora la boccia corta e colpisce quella del punto. Due punti a terra per Manuelli Cesini, che conducono per 3-2 e che con questi altri, anzi sembrano 4 addirittura i punti, sono 4. Un terzo di partita in questo tiro per la coppia di Ancona 2000. 7-2, conducono Cesini Manuelli. Cambia il punteggio anche nel campo numero 1, sempre favorevole alla coppia della Virtus L'Aquila. Conducono per 5-0. Vediamo di nuovo all'accosto, prima boccia di tornata per Marco Cesini. Boccia che sfiora la tavola laterale sinistra. Pericolosissima quella sponda, buona. È un'ottima boccia da tirare sicuramente. Non è di questo avviso Paolo Luraghi, che prova a far meglio. Non è una posizione facile per far meglio. Boccia corta, ora semi coperta. Lo spazio probabilmente c'era, ma direi che in questi frangenti, giocando una semifinale, probabilmente non tutte le possibilità iniziali si possano avere. Vedete? Quella era una boccia da tirare, secondo il mio modesto parere, e Paolo Luraghi, che non è l'ultimo arrivato, non è riuscito a togliere. Già soccombono per 2-7. Sbagliare due bocce, vediamo, di scusi, di volo, ottimo, era la prima cosa da fare. Cesini va a visionare il gioco, ora aspetta lui decidere se andare a punto o tirare. Lo spazio sulla parte destra del pallino ci sarebbe, ma siamo alle solite, lì è una posizione particolare che, tirata molto larga, alle volte non entra. Se stringi un po' può andare anche verso la sponda. In effetti, vedete, Gianluca Manuelli propone al suo compagno di tirarla dal centrocampo, non angolandosi troppo. Sembra tirata bene, vediamo adesso. La boccia scende, ma riesce a passare ugualmente. Sembra preso. In effetti è Viscusi che tira l'ultima boccia di tornata. Molto angolata questa boccia, ai ai ai. Riesce comunque a passare e non andare nella tavola laterale. Prende il punto. Ora Manuelli ha due bocce da tirare. Probabilmente dichiareranno, secondo il mio parere, l'ultima boccia di volo. Non è facile colpire le bocce semicoperte o coperte, in quanto sono molto molto vicine. Vediamo adesso che cosa avranno deciso i giocatori dell'Ancona 2000.
Allora, dichiarano terzo punto, sono quattro pezzi, però sempre nel limite dei 40 centimetri del pezzo che hanno dichiarato. Vedete che l'arbitro fa diverse misurazioni. Non è che do coio coio, dicono a Roma. Vediamo un po', Manuelli. È sicuramente valida questa bocciata. Si è visto anche nella. Si vede l'impronta della boccia giocata da Manuelli. Ora il punto è più visibile, e quindi tirando la boccia del punto è sempre una boccia da tirare di volo. Vediamo Manuelli se riuscirà a colpire. E così. E si porta a quota 8, 8 a 2 per Manuelli Cesini. Mentre il punteggio vede ancora avanti la formazione dell'Aquila al campo 1, e che conducono per 6 a 0 su Patrignani Cappellacci. Vi ricordiamo che queste sono le due semifinali del terzo Gran Premio Città di Varese. Gara a coppie del circuito FIB. Ancora un'ottima giocata per Marco Cesini. Al tiro Viscusi. Tira il pallino, passa tra boccia e pallino, non è giornata. Ancora tiro sul pallino, questa volta esterno, prima all'interno, ma il pallino rimane là. Ci prova Paolo Luraghi. Colpisce Luraghi, ma il punto rimane abbastanza largo. E Cesini che accompagna la sua boccia, non tanto valida, ma comunque era importante prendere questo punto. Luraghi ci prova a toglierlo dopo i due fori del suo compagno. Sembra buona, anzi lo è molto buona. A questo punto tocca a Manuelli. Al tiro Gianluca Manuelli. Colpisce ma non se ne vuole andare. La boccia rimane sotto la sponda. Questa potrebbe essere una boccia importante, o perlomeno una bocciata importante per Manuelli. Colpita tra la sponda, l'arbitro va alla misurazione, dalla nostra postazione potrebbe sembrare prima, e in effetti lo è. Colpita sul lato destro la boccia, potrebbe andarsene e Manuelli e Cesini potrebbero realizzare ben 3 punti. Vediamo un po'. Non è colpita come avrebbe voluto e il punto rimane. Avete visto? Due buchi di Viscusi con le sole due bocce di Paolo Luraghi sono riusciti a raccogliere il punto. Punteggio 3 a 8, grossa occasione per la formazione dell'Ancona 2000 che non sono riusciti a sfruttare. Paolo Luraghi. Buona questa boccia.
Ed Emanuelli al tiro. Sicuramente ci vorrà la fettuccia. O bindella, come chiama l'arbitro. Il campo numero 1, la formazione dell'Ancona 2000 raccoglie un punto, il primo punto della partita contro i 6 che chiamano Savoretti e Di Nicola. Buona questa boccia di Cesini. Sembra altrettanto buona anche questa di Paolo Luraghi, che si appoggia dolcemente sulla boccia di Cesini e prende il punto. Ora vediamo la bocciata di Emanuelli, lui è specialista per questo tipo di bocce, nel colpirle con il salto, portando molto avanti la bocciata. Vediamo un po' se sarà così. In effetti la boccia la porta molto avanti, ma sbaglia l'obiettivo, colpisce la sua. E regolare il tiro, in quanto le due bocce erano bersaglio, quindi nessun vantaggio per gli avversari, ma comunque è un ottimo vantaggio per gli avversari perché ha tolto una boccia buona. C'è il vantaggio, in effetti. C'è il vantaggio. Ha dichiarato il punto e non l'ha mosso, anche se era bersaglio. Vedete, comunque, gli avversari mantengono il gioco in come è stato poi, come si è verificato, e quindi possibilità per la formazione di Budrione di riavvicinarsi alla formazione di Ancona 2000. 3-8 il punteggio attuale. Sembra ben indirizzata questa boccia di Luca Viscusi, anche lui approfitta, era comunque giocata molto bene, approfitta della boccia di Cesini per collocarsi molto vicino al pallino e quindi sono due punti a terra. Sembra corta questa. Due punti, 5 per la formazione modenese, 5-8. E ancora Paolo Luraghi, che questa volta il pallino, vedete, l'ha allungato di parecchio e siamo al limite, anzi oltre. L'arbitro dice che il pallino non è buono e sarà Cesini a tirarlo, cambiando sicuramente
il gioco che avrebbe voluto fare Paolo Luraghi, e in effetti, anziché lungo e sottosponda, corto e in mezzo. Cambia di parecchio il punteggio nell'altro campo. Realizzano 4 punti i giocatori dell'Ancona 2000, che si portano a quota 5 contro i 6 della coppia dell'Aquila. Quindi partita che anche nel campo numero 1 diventa molto interessante. 6-5 per l'Aquila. Ottima la boccia di Paolo Luraghi, che sta giocando molto bene. Anzi, se sono tornati in partita, sicuramente lo debbono a Paolo Luraghi. Colpisce Emanuelli, ma il punto rimane. Vediamo questa giocata appunto di straordinario Cesini, e la seconda volta che lo vediamo prendere un punto. Questo era abbastanza largo rispetto a quello di prima, ma che comunque è sempre insidioso il tiro a fondo campo. Ci prova Luca Viscusi a togliere la boccia di Cesini. Bella bocciata, sposta il pallino e prende il punto. Presi due, dice l'arbitro. Cesini nuovamente all'accosto. Prende nuovamente il punto Marco Cesini. Vedremo nuovamente al tiro No, non c'è il tiro da parte di Viscusi, ma è Luraghi Paolo. Andiamo un po', cerca con questo accosto, molto molto bravo Paolo Luraghi, lo stiamo sottolineando. Ultima boccia per la formazione dell'Ancona 2000 con Manuelli. Corta questa boccia, molto corta. E Luca Viscusi ha la possibilità di realizzare ancora due punti e portarsi in ad un punto dalla squadra avversaria. Vediamo un po' se riuscirà, forse ha qualcos'altro in mente. Via il semipunto, potrebbero essere tre. È così, perché altrimenti non ci sarebbe l'opportunità di tirare. Vediamo il gioco. Tirata molto bene con il giro. Dovrebbero essere tre punti. Vediamo il punteggio. In effetti sono tre punti e le squadre sono in perfetta parità. 8 pari tra queste due formazioni, dopo aver per lungo tempo essere stato in testa e aver condotto non solo nel punteggio ma anche nel gioco. Ora si rifanno sotto i giocatori della rinascita di Budrione. Grazie soprattutto a Paolo Luraghi, ma anche questa bocciata determinante da parte di Luca Viscusi, che ha realizzato la bellezza di tre punti. Paolo Luraghi continua a fare i bambini coi baffi. Bocce stupende, bocce sempre vicino al pallino.
Manuelli al tiro. Questa volta vediamo, pallino che va a centrocampo, punto dovrebbe essere preso, ma abbastanza largo. Non lo so, è forse da verificare. Boccia sugli 80-85 centimetri, forse anche 90. Sì, è tutta la stecca. Il punto è prima. Punteggio in parità anche nell'altro campo. 6 pari tra i giocatori dell'Ancona 2000 e quelli della Virtus L'Aquila. Entrambe le semifinali, 6 pari nel campo numero 1, 8 pari in questo. Cesini prende il punto. Paolo Luraghi. Ottimo, sta giocando alla grande Paolo Luraghi. Manuelli al tiro. Spacca in mezzo Manuelli, questa volta gli va proprio bene. 3 punti a terra, di cui uno bersaglio, uno a circa 50-60 centimetri, uno abbastanza largo, ma vedete il pallino guarda la parte destra del campo, quindi non è facile portarlo dall'altra parte dove ci sono le bocce degli avversari. Vediamo Luca, in effetti Luca Viscusi viene all'accosto per toglierne almeno 2. Questa è corta, ne rimangono 2. Ottima giocata per Manuelli, che oltre ad aver colpito il gioco lo ha favorito in qualche modo. Ora ultima boccia per Viscusi, ripeto il punteggio è 8 pari. Ultima boccia, dicevamo, per Luca Viscusi, la tira favorevolmente, diciamo, verso la sua boccia, non riesce a passare, lascia comunque 2 punti a terra, Cesini ne ha un'altra, non sarà facile inserirla. Ma comunque ci prova. Sembra corta, probabilmente tirata non con tanta convinzione, ma comunque a quest'ora, tra virgolette, 2 punti sono comodissimi. La formazione anconetana si porta su 10-8. Vediamo nuovamente Cesini. Che ha alternato alcune bocce, direi molto di più quelle buone. E tutto sommato una partita godibile. Guardate che mette nuovamente un'ottima boccia. E ora facevo il raffronto con Paolo Luraghi, ma direi che Cesini ha giocato tantissime bocce buone, specialmente a tavola.
bocciata valida per Viscusi. Cesini ancora l'accosto e gioca un'altra ottima boccia, anche se leggermente sul lungo. È probabile che l'Uraghi venga all'accosto e in effetti non ci pensa un attimo, in quanto la boccia sui 30 centimetri ma oltre il pallino. Forza millimetrica da parte di Paolo Luraghi. Il punteggio nell'altro campo, 2 punti per i giocatori dell'Aquila che si portano sull'8-6, mentre su questo campo 8-10 per i giocatori dell'Ancona 2000. Manueli al tiro, dichiara pallino e dovrà muoverlo. In effetti lo muove molto bene. Vedete, il pallino si colloca vicino alle bocce dell'Ancona 2000. Sono 2 punti, uno dovrebbe essere fuori bersaglio. L'arbitro va a constatare, sola ci dicono. Potrebbero tirare sempre la boccia corta, che tanto corta non è. C'è un telefonino, vediamo. Sulla parte destra dello schermo vediamo Luca Viscusi, tira la boccia corta, colpisce ma non fa gioco. 2 punti ancora a terra per Ancona 2000 e quelli basterebbero per far partita. Vediamo un po' la giocata di Paolo Luraghi, tenta la paletta, bocciata rallentata, bravissimo anche in questa occasione, colpisce quel tanto di portare via la boccia del punto e ci mette la sua. Ora aspetta Manuelli fare lo stesso gioco. Dichiara il punto. Colpita. Un punto sicuro e forse sono due e quindi partita per Manuelli Cesini, che tra poco vi riproporremo per la finalissima di questo terzo Gran Premio Città di Varese.